In un'immagine i due grandi problemi del sottopasso e della viabilità della Cala e di via Francesco Crispi a Palermo: dal lato destro in direzione Cala il traffico, dal lato sinistro in direzione Porto il cantiere del sottopasso che non ha mai avuto avvio e che almeno per il momento non lo avrà. Purtroppo le notizie che arrivano non sono confortanti, nel senso che da un'interlocuzione avuta con gli uffici della ditta che ha sottoscritto il contratto con il comune di Palermo addirittura il 9 febbraio dello scorso anno, pare che i lavori di manutenzione dei coprimuro laterale, che come vedete sono rovinate in ambo le direzioni, siano lontani dall'avvio. Tra l'altro denotiamo, oltre alla presenza della nostra amica Palma che ormai è qua e continua a crescere rigogliosa, il fatto che proprio a causa del passaggio dei mezzi pesanti, comunque delle auto e delle raffiche di vento degli ultimi giorni, la rete che copre il cantiere è completamente divelta, cosa che era stata già segnalata a gennaio, purtroppo la stessa non è stata mai riparata. Come vedete dalle immagini, purtroppo le condizioni dei coprimuro laterale non sono di certo positive. Dall'altra parte, se dal lato sinistro c'è il cantiere, dal lato destro ci sono le code, un fatto che ci hanno segnalato diversi residenti di piazza 13 Vittime nei giorni scorsi e che siamo venuti ad appurare oggi, constatando che effettivamente purtroppo la situazione della mobilità del porto, come in generale quella del capoluogo siciliano, non è di certo positiva. Come vedete qua ci sono le code che, se prima erano dovute al cantiere del collettore fognario oggi terminato, e purtroppo adesso sono dovute semplicemente ad una viabilità che presenta dei problemi. E insomma, purtroppo le difficoltà sono evidenti qui nella zona del porto, e purtroppo non arrivano notizie positive su un cantiere che addirittura era stato inserito nell'accordo passi e sottopassi 2017-2020. E come abbiamo ricordato prima, il contratto era stato sottoscritto e firmato il 9 febbraio dello scorso anno. Da allora si sono persi tanti mesi per motivi burocratici, si attendeva questo piano di sicurezza dal comune che finalmente ci hanno comunicato essere avviato, ma nel mentre sono scaduti alcuni documenti propedeutici al contratto, e la ditta ovviamente attende questi documenti al fine di poter iniziare i lavori.